Napoli, benvenuti in Champions League. Inizio così questo servizio di Paradiso Napoli. Nonostante la sconfitta a Lecce, abbiamo brindato lunedì scorso dopo la grande vittoria della Juventus, che ci fa questo piccolo regalino, no, perché ci siamo conquistati sul campo, ma anticipato la mega festa di Napoli. Napoli ritorna in Champions League, nella Coppa Campioni, ritorna nel giocare in palcoscenici europei, in palcoscenici strepitosi, perché la matematica ha detto che noi ripartiremo dai preliminari di Champions League, di Coppa Campioni, e da lì l'euforia e il logo di Paradiso Napoli, come avete visto nella sigla iniziale. Innanzitutto cambiata la musica, The Champions League, come anche nel mio cellulare, e poi come avete visto anche l'insegna di Paradiso Napoli di Antonio De Chiara, c'è anche il logo della Champions League. Insomma, un qualcosa di incredibile, e siamo quarti matematicamente, almeno quarti, una stagione clamorosa, una stagione ricchissima di soddisfazioni, UEFA, Champions League, grazie Napoli, UEFA, Champions League, grazie Napoli, UEFA, Champions League, grazie Napoli, UEFA, Champions League, grazie Napoli. Bastava, peccato, un punto. Un solo punto, oppure ne potevamo perdere, ma l'Udinese doveva almeno pareggiare con la Lazio, che purtroppo ha vinto con due bombe di Natale. E che dire, purtroppo bastava un punto per festeggiare non solo la Champions, ormai matematica, ma anche evitando i preliminari di Champions League andato dai gironi. Quindi basta un solo punto da fare tra Inter e Juventus, poi dipende anche dagli altri campi, nel caso noi dovessimo malaguratamente perdere tutte e due. Ma insomma, ecco, in questo momento sto facendo degli scongiuri che per fortuna non potete vedere. Ripeto, basta un punto per cominciare questa avventura europea, dai gironi di Champions League. E chissà, forse destino ha voluto così conquistare la matematica certezza dei gironi di Champions League contro quelle cacchine, contro i nostri amici interisti. Chissà, forse ti sono avuto così conquistarci la matematica certezza della Champions partendo dai gironi contro l'Inter. Basta un sol punto. Purtroppo non ci sarà il Matador Cavani, che oggi stupidamente si è fatto ammonire per doppia ammonizione. Oggi tra l'altro un'espulsione a testa, primo tempo soporifero. Molto, abbastanza appunto bene il secondo tempo, e intanto a Lecce, in Via del Mare, comunque c'è stato il putiferio al gol di Scemantoni, che era dentro assolutamente, di un metro penso, quindi non c'è assolutamente dubbio, il rigore per il Lecce c'era. E niente, peccato, alla fine siamo andati vicini, il Mascara è andato vicino ancora al gol Champions League per quanto riguarda la matematica certezza, almeno del terzo posto. Secondo o terzo non importa, ovviamente secondo il prestigio sarebbe ulteriore, chissà, fra queste due partite qualcosa possiamo fare, ma non importa assolutamente. La cosa importante è innanzitutto la Champions, quindi comunque vada, il nostro tricolore l'abbiamo vinto, cioè almeno il quarto posto, però basta un punto, dai ragazzi. Un punto addirittura, partiamo dai gironi di Champions League, veramente qualcosa di strepitoso. Io volevo dare un bentornato enorme al nostro arciere Emanuele Calaiò, che è ritornato in Serie A. Calaiò, l'applauso di Napoli va tutto per te. Sempre per quanto riguarda questa partita, quando a 41 minuto del primo tempo poteva esserci un calcio di rigore nei confronti del Lecce per fallo di Cannavaro, sembra abbastanza attaccato al corpo, quindi poteva anche non starci. Ragazzi, vi invito a visitare www.golmania.it per approfondimenti sulla Serie A, Serie B, calcio italiano e destro, interviste esclusive, tanto ancora. Visitare appunto www.golmania.it, che qualche giorno fa ho fatto l'esclusiva a Mario Sconcerti di Sky, ha fatto tante letture, per fortuna ha tratto un bilancio, quindi vi invito a leggere, ha tratto un bilancio del campionato, e ha fatto voto per voto, cioè squadra per squadra, commento più voto da settembre fino ad oggi, non tutte le squadre, ma in particolar modo quelle lì su e quelle giù alla classifica.
Tra l'altro intervista l'hanno pubblicata anche in altri siti, non vi dico su che sito, ma io sinceramente non sono abituato a tanto. Io ho i brividi addosso, una amara consolazione nel vedere che in un sito che hanno pubblicato la mente vista sconcerti ha fatto più di 16.000 letture da brividi. Dico solo questo, grazie di cuore a tutti. Quindi vi invito a leggerlo, anche perché sconcerti è uno che di calcio ne capisce tantissimo. Quindi www.golmania.it, a destra nelle esclusive, Mario Sconcerti in esclusiva per golmania.it, e parla anche del Napoli, dà il voto anche al Napoli, quindi vedete cosa succede. Tra l'altro il video lo potete anche trovare qui su YouTube, il video dell'intervista. Allora, qui si parla sempre del futuro di Mazzarri. Allora, io dico una cosa: Mazzarri faccia quello che vuole, io voglio solo che restano qui a Napoli coloro che vogliono restare qui a Napoli, cioè coloro che appunto... E io i ringraziamenti non sono mai troppi nei confronti di Walter Mazzarri, che ha costruito un capolavoro. Quindi facciamo questo benedetto punto e poi si parla di futuro. Io lo ringrazio Mazzarri, non è la fine del mondo, certo spezza un pochettino il progetto Napoli che doveva proseguire. Vuol dire che ci rimboccheremo le maniche. A me mi dispiacerebbe molto di più se andasse via uno dei nostri tenori piuttosto che l'allenatore. Umanamente mi dispiace di più, ho sofferto, tra virgolette, quando è andato via Reia. Io comunque ringrazierò Mazzarri, non sarà mai accostato come traditore a come fu per Fabio Quagliarella, perché almeno Mazzarri ha ammesso che la possibilità che lui potesse andare via c'è. Io preferisco più così, anche se fa male. La verità spesso fa male, ma preferisco una verità piuttosto che un credere nell'illusione e poi si vede appunto quello che potrebbe succedere. Ma al futuro c'è tempo, pensiamo al presente. Il presente si dice che manca un solo punto per festeggiare la matematica Champions partendo dai gironi, perché in Champions League noi ci siamo. Napoli, bentornato in Champions League! Paradiso Napoli finisce qui, prossimo appuntamento con Paradiso Napoli nella penultima e penultimo appunto appuntamento con tutti voi nell'ultima partita di fuoriclotta allo stadio San Paolo di Napoli. Sarà una boggia, sarà un inferno, sarà uno stadio al cardiopalma, ripeto, sarà una boggia, sarà un inferno, sarà semplicemente Napoli Inter. Paradiso, paradiso città.